Partiamo dalle cose belle. Monza 2019. Un anno dopo, Sciarla, qual è il ricordo più vivo che ti porti dietro di quella giornata? Ma credo quando hanno chiamato il mio nome per andare sul gradino più alto del podio, quello mi ricordo ancora la marea di gente che c'era sotto il podio, tutti che gridavano, questo è come se fosse successo ieri e quello me lo ricorderò per sempre. Senti, com'è cambiata la tua vita, se possiamo dire così, e anche la tua consapevolezza di pilota, del tuo valore come pilota, dopo la doppietta dell'anno scorso, Spa-Monza, arrivate peraltro in condizioni molto diverse. Spa, lo ricordiamo, una giornata triste, Monza invece proprio l'apoteosi. Come ti ha cambiato come uomo e come pilota quella doppietta, quella settimana? Ma credo che dopo le prime vittorie un pilota passa come si dice, un step, cioè, e ti dà confidenza che ce la puoi fare, che prima non hai perché non sai se ce la puoi fare a vincere un Gran Premio di Formula 1, che dopo avevo. E sì, fa molto bene. Dunque, sicuramente come pilota sono molto cresciuto dopo quello. Però dopo quello non ha cambiato neanche così tanto perché alla fine lavoravo nello stesso modo a trovare ogni piccolo dettaglio che potevo migliorare. Però almeno avevo la confidenza che se facevo il lavoro come si deve fare, avevo la possibilità di vincere. Ti riconosce di più la gente per strada dopo quelle due vittorie? Ma soprattutto sì, dopo Monza sicuramente in Italia è cambiato un bel po' perché ha fatto tanto rumore la vittoria e adesso ogni volta che uno mi parla delle vittorie che ho avuto è solo Monza che esce. Dunque sì, sicuramente Monza ha cambiato un po' le cose su questo aspetto. Senti. Balziamo al 2020, cosa sarà realistico aspettarsi per questa gara per Monza 2020? Spa è stato solo un episodio, sappiamo che la Ferrari non è una macchina che ad oggi può puntare alla vittoria, ma a Spa forse è stata anche troppo brutta per essere vera. È stato solo un episodio, cosa dobbiamo aspettarci per Monza? Ma credo purtroppo una performance simile a quella di Spa, perché è una pista che alla fine è molto power sensitive. In questo momento, sicuramente sia sulla performance nelle curve che nel rettilineo non siamo dove vogliamo essere. Però su una pista così credo di fare fatica con quanto abbiamo fatto a Spa. Però dal Mugello in poi, credo che sarà meglio. Senti, motore a parte, hai parlato di pista power sensitive. C'è un ambito specifico in cui la macchina di quest'anno non funziona come quella dell'anno scorso? Da pilota, in cos'è diversa anche da guidare e da sentire? Ma onestamente è un tutto, perché adesso abbiamo anche cambiato il carico aerodinamico per provare a trovare un compromesso giusto e quello compromette anche la nostra velocità in curva. Dunque, sì, è il pacchetto generale che dobbiamo migliorare per ritrovarsi dove eravamo l'anno scorso. È per quello che c'è anche tanto lavoro dietro le quinte per provare a recuperare, quanto abbiamo perso. Parlavi di lavoro, qual è il clima in squadra in questo momento? Anche con la pressione, immagino, insomma, dei fan e del pubblico che vi chieda risultati. La Ferrari deve essere a un livello diverso rispetto a quello di Spa. Che clima si respira in squadra in questo momento? È difficile per tutti perché ovviamente nessuno delle persone che stanno lavorando in Ferrari è abituato ad arrivare così lontano e quello è difficile per tutti, però quello che si vede è che c'è tanta motivazione per recuperare questo distacco che abbiamo preso, tutte le persone stanno lavorando tantissimo per provare a recuperare, c'è anche la consapevolezza che per adesso non siamo dove vogliamo essere. Ma c'è soprattutto la voglia di far meglio e di tornare dove eravamo. Senti, dopo i test di Barcellona, quando vi siete resi conto di non essere al livello in cui dovevate essere, c'è un qualcosa di particolare che Mattia Binotto ha detto a te e Sebastian quando appunto vi siete resi conto? Dice, guarda, noi avevamo in mente un'idea di macchina come concetto e come performance soprattutto, non siamo qua. Cos'è che vi ha detto? Cos'è che vi siete detti? Ma che c'era ancora tanto lavoro, che c'era lavoro da fare e che dovevamo trovare qualcosa. Dopo, purtroppo, con tutta la situazione che è successo, abbiamo dovuto chiudere la Ferrari e dopo, quando abbiamo ripreso, è ripartito il lavoro per provare a analizzare bene questi dati, per capire da dove veniva esattamente questo problema e trovarlo. Dal punto di vista di chi la macchina la guida, quindi per
tu e Seb. Diciamo, quanto è frustrante questa situazione, considerato appunto che le premesse erano diverse, sapere di trovarsi con una macchina che, anche se tu dai il 110%, non ti può portare alla vittoria, soprattutto dopo aver, nel tuo caso, sperimentato la vittoria l'anno scorso. Quanto ti può portare come frustrazione, come nervosismo anche? Ma non, onestamente non sono frustrato, anche se sicuramente è molto difficile ancora una volta battagliarsi per le prime posizioni l'anno scorso e vedere che quest'anno è un grande passo indietro e quello non mi piace, mi rende triste vedere la Ferrari dove siamo adesso e dobbiamo sicuramente reagire per tornare. Però io la determinazione ce l'ho, la motivazione ce l'ho per far bene, anche se sono per delle posizioni più indietro, alla fine c'ho anche Seb come compagno di squadra, che è un 4 volte del campione del mondo, e quello mi dà anche tanta motivazione di provare a far bene. E sì, è dunque quello che sto facendo, ma sono molto motivato, anche se sono per posizione un po' più indietro per adesso. L'altra buona notizia è che questa macchina di base, come concetto base, dovrete portarvela fino a fine 2021, perché praticamente lo sviluppo è abbastanza contingentato. Anche questa, diciamo, non è una buonissima notizia, non è un qualcosa di ideale per voi. Sicuramente no, però ancora una volta credo che comunque che ci possa fare qualcosa. Sicuramente non miracoli, ma possiamo migliorare e dobbiamo assolutamente migliorare. Però sì, direi che nella posizione dove siamo adesso tutto è molto vicino. Dunque ogni 10 minuti che ce la facciamo a trovare ci fa guadagnare tante posizioni. È su quello che dobbiamo concentrarci per adesso, provare a fare dei miglioramenti per almeno stare dietro la Mercedes e la Red Bull, che per adesso è il migliore che possiamo fare. E provare anche a cogliere quelle che sono le varie situazioni di pista nel caso in cui la corsa porti a degli sviluppi immediati. Penso ad esempio alla prima gara, col tuo secondo posto ottenuto in Austria. È quello che in questo momento dovete anche cercare di massimizzare, no? Quello che vi porta la strategia, quello che porta la corsa. Esatto, c'è anche sicuramente un po' la fortuna, però come in Austria, però è molto importante essere lì quando c'è l'opportunità che avviene, e siamo stati lì a Silverstone, sia a Silverstone che in Austria, e su quello sono soddisfatto, anche se ancora una volta mi ripeto, però la performance non è dove vogliamo essere, però alla fine quando facciamo dei podi con una performance così, ero contento in queste due gare. Dopo sarà difficile ripeterlo a ogni gara, perché non è che uno ha fortuna ad ogni gara, però massimizzare quello che abbiamo è importantissimo. Senti, il prossimo anno lo sappiamo tutti quanti, Vettel se ne andrà dalla Ferrari, al suo posto arriverà Carlos Sainz e tu sarai il pilota di esperienza all'interno della squadra. Cosa significa per te questa? Uno stimolo in più? Sì, uno stimolo in più. Dopo, alla fine, per me non cambia tantissimo, perché il modo di lavorare, alla fine, ogni volta che esco della macchina, provo a dettagliare il più possibile agli ingegneri le cose che mi fanno, che mi limitano a andare più veloce, e quello non cambierà. È già da qualche mese che sono molto più coinvolto, che vado molto più spesso a Maranello per provare ad aiutare la squadra nel miglior modo possibile, è quello che proverò di continuare a fare nel futuro. Senti, tu hai un contratto lunghissimo con la Ferrari, forse se non sbaglio addirittura il più lungo nella storia del cavallino. Se la Ferrari fosse uno stato, tu saresti il portabandiera alle Olimpiadi, diciamo così. È un qualcosa questo che ti gratifica o ti mette anche insomma un po' di pressione, un po' di soggezione, considerato che la Ferrari di fatto ha costruito il futuro su di te? Ma mi rende molto orgoglioso essere in una posizione così, soprattutto in un team come la Ferrari, che era un sogno da bimbo, è sempre stato un sogno. Dunque avere un progetto a lungo termine credo che sia sicuramente beneficiale per me, perché essere in Ferrari sì, è un sogno, però anche in tutti i due lati, perché sappiamo che lavoreremo a lungo termine, sappiamo che adesso dobbiamo costruire le base per essere bravo nei 5 prossimi anni, dunque sì, tutto questo è molto importante. La pressione non la risento più di tanto, perché mi concentro su di me, ho una mentalità che ogni volta che sbaglio alzo la mano e lo dico subito, e quando faccio bene però lo dico anche al team, e dunque sì, l'onestà nei tutti i due i sensi secondo me ci aiuta anche a
a levarmi pressione. Dunque sì, provo a dare il meglio, però più pressione non la sento, no. Senti, quest'anno ci saranno tre gare in Italia, Monza, Mugello e Imola. Il Mugello in particolare sarà un appuntamento molto particolare perché sarà il millesimo Gran Premio della storia della Ferrari sulla pista della Ferrari. È ancora presto per dirlo, c'è ancora Monza, ma come ti immagini questo evento da pilota Ferrari? Ma sarà veramente speciale. Prima è un orgoglio essere presente come pilota della Ferrari al millesimo Gran Premio per la Ferrari. Dopo vediamo. Spero che la performance sarà meglio che qua, anche se non abbiamo iniziato il weekend. Sicuramente l'immagine pre-weekend è meno positiva di quanto sarà al Mugello per qua a Monza. Dopo purtroppo non ci saranno le tribune piene perché visto della situazione, però credo che ci saranno un po' di tifosi, che è sempre buono e quello sarà bello vedere. Però sì, è un orgoglio e speriamo di avere un buon weekend per come dire, come si dice, per onorare la Ferrari al meglio e i 1000 Gran Premi che hanno fatto in Formula 1. Senza considerare che oltretutto si tratta di una pista bellissima, ti immagini come sarà guidare una Formula 1 su quella pista? Sarà incredibile. Abbiamo fatto già un filming day a inizio anno su questa pista. Era la prima volta che guidavo in Formula 1 e è tanto speciale. Sarà veramente speciale. Dunque, sì, non vedo l'ora di essere lì. Senti, chiudiamo mandando un messaggio a tutti quanti i tifosi della Ferrari da parte di Charles Leclerc in questo momento così difficile per la rossa. Cosa dice Charles Leclerc alla marea rossa che non sarà a Monza, ma sarà idealmente comunque a seguire a tifare Ferrari? Sì, beh, spero, cioè noi daremo assolutamente tutto per fare il migliore risultato, anche se non siete qua a Monza, sicuramente non sarà facile, non è un momento facile per la Ferrari, ed è il nostro dovere di riportare la Ferrari dove merita, che non è dove siamo adesso, però ci stiamo lavorando tanto, vi ringraziamo tantissimo per il sostegno, io ho ricevuto tantissimi messaggi, anche se è un momento difficile, positivi. Ve lo giuro che fa bene vederli. Dunque, sì, vi ringrazio tutti e darò il 200% in macchina e anche fuori per migliorare e per tornare dove dobbiamo essere. Grazie mille Charles, gentilissimo. Grazie, in bocca al lupo per tutto quanto. Crepi, ciao. Grazie, ciao Charles.